Ada, what's your hurry? Didn't you guess we'd be following you? This isn't the time to settle scores, Jack. The Renegades have just entered the cloud. Are you going to join them? I'm going to stop Waltz. You are nothing but a traitor to me. Kill the traitor! Jack, stop. Frank! You look like you've seen a ghost, Jack. Hey, Frank, or you will all die. And then your real face will be revealed. Have you told your man that you tried to kill me? Lies! You wanted Williams dead to hide the evidence. These are the lies of a drunk! Kill them! But they're Nightrunners. They're spying for Williams! I order you to kill them! The army collapsed because they were shooting civilians. Peacekeepers formed to stop that happening again. Grady, I gave you an order, damn it! We follow a commander's order. You're no longer fit to lead. You're too blinded by revenge! Watch out! Another attack. King Williams was right. I need to get the key from Waltz before he destroys the entire city. Okay, and we need a search for wounded. Hakon will go with you after Waltz. Just be careful. That cloud is basically a wall of deadly chemicals. It's too late to worry about that, Frank. Looks like it's down to the two of us again, eh, Pilgrim? Let's kick us some renegade butts. I've missed your poignant soliloquies, Hakon. You'll get bored with them soon enough, I bet. I'll bring some antis in. Should come in handy. Okay, I'll try and find the tunnels that Waltz went through. You stay on the radio at all times. Sir, yes, sir. Eccoci tornati finalmente su Dying Light 2. Questa maledetta versione del gioco buggata, perché era letteralmente buggata, non mi permetteva di andare avanti. Adesso finalmente posso continuare. Infatti avevo messo in pausa fondamentalmente le registrazioni, ma adesso possiamo proseguire. Possiamo proseguire e non vedevo l'ora, anche perché devo completarlo, cioè ormai appunto devo finirlo e credo che sia la cosa più giusta in questo caso. Allora, io adesso devo anche ricalibrare un attimo il mio istinto di cacciatore e di anche nottambulo, perché comunque dobbiamo parlare anche di questo. Allora, questa è la scivolata più lunga, ma non mi serve. Questo invece, ok, questo invece potrebbe essere interessante. Gli inibitori per il momento va bene così. Questo è il mio inventario, il mio diario. Sì, mi ricordo bene o male le cose che dovevo fare. Forse avevo anche delle side quest, perché tutte queste in realtà sono tutte missioni secondarie, ma ancora devo farle. Oddio, è un casino. Qua posso divertirmi, letteralmente posso divertirmi a fare missioni secondarie. Solo che non so adesso quanto tempo mi servirà per recuperare tutto il resto. Anche perché un paio le posso fare che sono molto semplici. Altre mi sa che mi faranno perdere un po' di tempo. Anche perché il mio livello è livello 8, quindi in realtà sono, diciamo, molto più avanti rispetto al resto. Come potete vedere qui, il casino ormai è praticamente di casa. Siamo ormai veramente alla fine, siamo veramente vicinissimi alla fine. È vero che ormai le side quest ormai mi interessano veramente poco, mi interessano veramente poco e non so, sono anche un po' deluso da un certo punto di vista, perché avere comunque questa, diciamo, avere questa parte del gioco
Tanto non mi ricordo più neanche i tasti proprio. Non mi ricordo niente. E non so neanche cosa devo fare. Ah, ecco, trova l'entrata del tunnel. Oh, non mi ricordo. Non mi ricordo niente del gioco. Proprio devo ripassare tutti i comandi. Ok, credo che comunque... Ok, credo che comunque qua sia una zona... Oh oh. Mi sono praticamente trasformato. Madonna mia, proprio disintegrati male tutti proprio. Ah, ma quello è coso. Niente, non ce l'ha fatta. It'll be all right. Will you cure her? I'm doing what I can, but she's weak, much weaker than the other children. But you can save her, Aiden. You can save her. Sta rivivendo il passato. What was that? Dove sono finito? Hakon? Come on, Hakon, are you there? Hakon? No. No, 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 no. Please answer. Is it my fault? I'm so sorry, my friend. Certo, perché in questo modo hanno bombardato. Base to Aiden, over. Hakon? Oh. Why the hell didn't you answer? Hey, didn't think you'd miss me this much. Even my fourth wife didn't panic that quickly. I thought you had three. Sometimes I get things wrong. That's why it never really works out. Anyhow, I got lost in these tunnels. I tried to find you. Un altro missile. Quindi siamo praticamente adesso. So that's where you're headed. I'll find you. I'll find you and kill you. Siamo in questa zona dove siamo praticamente... queste siamo le zone chimiche, quindi dobbiamo fare attenzione. Qui non c'è niente che posso raccimolare. Oh oh. Io non mi ricordo veramente niente. Dei tasti non mi ricordo più niente. Cioè, mi ricordo che potevo utilizzare il rampino, ma non mi ricordo come. Ma qua sì, qua muoio praticamente. Sì, questa è tutta zona chimica.
Cioè, quindi là sotto è tutta zona chimica. So that's where you're headed. È un casino. I'll find you. I'll find you and kill you. Vi giuro, non mi ricordo come si usa il rampino. Mi devo andare a vedere proprio dalle opzioni i comandi, perché non mi ricordo il... Allora, stabilisce quali comandi verranno utilizzati, come se comandi per esperti vengono attivati. Il rampino è utilizzabile senza essere prima equipaggiato. Premi L1 più R1 anche a mezz'aria. Ok, quindi devo saltare. Ok. Ok, ok, ci siamo. Ci siamo, quindi... Ah sì, perché io ho messo i comandi, quelli da esperto ovviamente, però non mi ricordo un cazzo, quindi... Sono un esperto, ma così, un po'... Un po' truffaldino, ecco, mettiamola così. Allora, vedi, qua ci sono le impronte. Ah, vero, la balestra. Questa è OP proprio. Però la balestra forse... Oh no. Mi sono trasformato di nuovo. Ma quindi non sto avendo neanche più il controllo della mia trasformazione. Ci sono gli urlatori, quindi meglio farli fuori. Qua ci sono tutti i passi. Che figata però sta roba. Beh, Dying Light 2 è stato comunque un gran gioco per me. Cioè, io il primo me lo sono divorato in una maniera pazzesca. E questo secondo capitolo me lo sono goduto, l'ho dovuto interrompere a causa appunto di quel fastidiosissimo bug che praticamente non mi permetteva di caricare il gioco, non mi permetteva di andare avanti, ma adesso che finalmente posso continuare è tutta un'altra storia. Adesso finalmente posso continuare. No! Cacchio! Qua ci sono tutti i materiali nella zona tossica, ma in realtà io i materiali della zona tossica li dovrei riuscire a prendere. O forse no? No, 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 forse no. Forse no. Forse no, forse no. Scherzavo, scherzavo. Io, se non sbaglio, dovrei avere i farmaci, o non mi ricordo cos'era, che mi aumentavano la resistenza. Se non sbaglio, la resistenza. No, forse no. Che mi ricordavo di avere qualcosa del genere. Invece, a quanto pare, no. Allora, dobbiamo andare da questo lato. Beh sì, per ora preferisco seguire la trama. Preferisco seguire la trama piuttosto che fare altro. Aiden, say something. I think I found him. I'm so close, Luan. Credo di averlo trovato, quindi siamo veramente vicini alla fine. Ormai non so quanto potrebbe mancare in realtà. È vero che mi mancherebbero delle missioni secondarie, però sinceramente sti cazzi. Nel senso, io ormai voglio completare la storia, poi tutto quello che c'è di secondario lo posso anche recuperare per conto mio alla fine.
are you looking for here, you madman? Penso che veramente siamo molto vicini. Ora qua forse ci vuole la chiave. X13, finally. Oddio. La One? Sei tu? Still getting yourself into trouble, I see. The One, what happened to you? Ran into some biters along the way. Nothing serious. That doesn't look good. And you... you're in danger with me, Luan. You know it. You don't understand. Those bastards destroyed everything and everyone I love. Everyone who died in the attack. Frank almost died. I won't lose you too. I'll be okay. Everyone says that. Look at me, Luan. Hey, look me in the eye. Look at me, Luan. I will make it back. Yeah, you will. Because I'm going with you. Luan! Frank always said I'm real Nightrunner material. Let's see if he's right. Ladies first. Più dal contrario, ladies first. Non mi piace sto fatto che lei mi accompagna. Ho molta paura. Ogni volta che ci sono queste scelte coraggiose, epiche. It's getting worse, isn't it? Succede sempre qualcosa di brutto. I'll be all right. We'll find it before it progresses any further. We will do this. Understood? Yeah. Yeah, let's finish this. Ora lui non riesce a passare. Luan, you there? Luan! Aiden? I took care of the guards, but I have no idea how to open the door. Beh, qui c'è un pulsante. Ah, vediamo se ora... No. Ah. I really don't know how to open it. Try to find another way inside. Eh sì, abbiamo... in un modo o nell'altro... No. Vediamo così nemmeno. Vediamo se è così. Yeah! Mi ricordo ancora come si fa. Allora, cosa abbiamo qui? Giacca da rocchettaro leggendario. Qui abbiamo un'altra serratura. Yeah! Cosa abbiamo qui? Un respiratore. E la maschera, che okay. Vabbè, mi serve ben poco. Allora, qui in realtà, anche se salgo, non credo che ci sia qualche apertura sul tetto, giusto? No. Quindi devo trovare sicuramente qualcosa. Ecco, sicuramente devo andare di qua. Qui non credo che ci sia molto. Questo gas cos'è? Vabbè, la stanno combattendo loro, quindi potrei anche lasciarli fare. Aia! Scoppiate, stronzi. Ah, ma questi qua sono quelli là.
Quelli OP, quelli che si lanciano, bastardi. Non mi ricordo com'è che si schivavano i colpi. Ah, ecco, con R1, sì. Ora mi ricordo. Ammazzatevi tra di voi là sotto. Ah, vero, questi non si possono parare. Ok, sì, sì, mi sto ricordando. Perché c'erano i parry che si potevano fare. Però dovevi farli bene. Sì, sì, mi sto iniziando a ricordare un po', però purtroppo la memoria è quello che è. I comandi di gioco ovviamente sono ben diversi. Minchia, arma a due mani. Efesto. Arma a due mani, arma a una mano. Allora, vediamo l'equipaggiamento un pochettino. Questa 135, 384. Madonna mia, 356 addirittura. Qui proprio stiamo andando sul pesante proprio. Le altre armi purtroppo non sono un granché. Allora, qui cosa abbiamo? I funghetti che sicuramente male non fanno. Paracadute, torcia. Va bene, ok. Allora, prendiamo la spada. E vediamo un po' di andare avanti. Ah, qua si può andare. Qui si può andare pure. Sì, se magari, ecco. Quella però è ferita, sta male. Are you all right? Sure. Them? Not so much. Show me. Leave it. We've got bigger problems. Look. Oh my god. Hey, what is this? They were collecting food here. Fuel. Water. Man, look at this. They were hoarding supplies here. Wow. Madonna, quanta roba. The GRE built this place for some people to survive the plague. Like the Ark. Ark? Cioè, l'arca di Noè. Noah's Ark. From the Bible. Only there, the goal was to save pairs of animals. And here? Probably just goat fuckers from the GRE. It doesn't look like it's for regular people. Nope, selfish assholes. It doesn't look like anyone made it here. The virus spread more quickly than they did. Justice was served. Waltz was headed this way for sure. He knew it contained everything he needed for survival. We have to find him. You see? Ah, c'è qualcuno qui. No! Ero detto che c'era qualcosa che non andava. Ah. Ai.
Non mi ricordo le basi del combattimento di sto cazzo di gioco. Ah. Beh, si è risolto tutto. Non ho più bisogno di sapere le basi del combattimento. Ah, vabbè, perché sono comunque tanti. Ho fatto appositamente sta cosa. Cioè, pure i nottambuli riesco a buttare giù. Con due colpi, tra l'altro. Cioè, proprio... proprio totalmente fuori di testa. Minchia. No, non credo che lei stia bene. I saw the plans, Aiden. The control room is that way. Waltz must be looking for something in there. Go after him, Aiden. I'll try to find some bandages. I won't leave you. I'll quit it with the mother hen routine and get going. Lawan! No, goddammit! Too late. I kill them. I tear the bastards to pieces. What have they done to you, little bird? Yeah, I'm okay. It's nothing compared to the hangover after Frank's Rowanberry vodka. To this day, I think he didn't hide the bottle from me to teach me a lesson. I remember that. Aiden, find Waltz and take that damn key from him. Or we all die. I'm going with him. No. Now get her out of here. You can catch up with me later. Yes, boss. Addirittura yes boss, ha detto. Dopo tutto quello che hai combinato. E ora? Di nuovo Berserker? Finita la pacchia. Oh cazzo. Forse potrei usare la balestra in realtà qua. Che cazzo fai? Ah, ho il mirino. Io non faccio un cazzo con la balestra. Mi ricordavo... perché questi qua sono quelli... Questi qua sono quelli forti. Quindi effettivamente non faccio un cazzo con la balestra. Anche a loro. Qua devo passare proprio 4-4. Qua è fatto apposta per farmi passare 4-4 perché...
cazzo? Quello che fa tipo avanti e indietro? Oh, sì, quello mi sa che fa la ronda tipo. Però si sposta. Ok. Ok. Non c'è niente. Ah, ma questo è lo stesso edificio. Vedi dove ci sono le mani, dove lui si ricordava di essere già stato. Questo è l'ufficio dove facevano gli esperimenti su di lui. È proprio lo stesso ospedale, la stessa zona. E non è un caso che mi stiano dando tutti sti medikit. No, non credo che sia assolutamente un caso. Non è completamente un caso. Buon compleanno tesoro. Dice, questi qua sono i nostri letti. Però chi è che effettivamente ha scritto tutto ciò? Vedi qua tutti i medikit. Già, mi sa che ci stiamo veramente avvicinando alla fine di tutto. C'è un'altra porta, ma non c'è niente. Ah, eccoci. Vedi, tutto il passato adesso viene ricordato. Aiden, come on, it's time. Don't worry. What the? Oh, damn. Vedi, qua c'erano gli esperimenti, sì, dove lui facevano. È
It's okay. It'll pass. It hurts. I know, boy. I'm right here with you. Loro stavano facendo degli esperimenti sugli esseri umani. E questa è la verità. Infatti è per questo che lui riesce a trasformarsi. Fire! Fire in the lab! Hurry, Aiden, you have to run. Where's Mia? I'll find her, I promise. Run! What is happening to me? Aiden! Aiden, have you seen that one? What? Ma come? Ma non era con lui? E infatti. Oh, shit! Hakon, where is she? Ah, then she tricked me. Oh, she probably went back to find out where the missiles were launching from. Hakon! I'll find her, kiddo. Don't worry. I'll find her. Come, prima mi chiami boss, ora mi chiami ragazzo. Ma come, decidi. Do you hear me? Shit. Comunque sì, è praticamente. Qua ora si scopriranno tutti i pezzi del puzzle. Cartella medica Petra. Queste sarebbero cose che dovrei leggere in realtà. E infatti le leggeremo. Perché sono importanti questi. È proprio come me la ricordavo. Petra, 7 anni. Stato dell'accettazione, nessuna malattia nota. Accettata insieme alla sorella Wendy. Numero di dosi 2. Diagnosi in seguito alla somministrazione dell'ultima dose di inibitori. Che è il 2/7 del 2023. Perché ovviamente questa è una data molto particolare, perché per chi non lo sapesse, il 2 luglio è il mio compleanno. Quindi praticamente gli hanno somministrato l'anno prossimo, in questo caso, 2023, quindi il mio prossimo compleanno, somministreranno a Petra la dose di inibitori. Pazzesco, proprio la data del mio compleanno. Evidente reazione allergica, dispnea, arrossamento della pelle, marcato indebolimento muscolare, profondo eritema attorno alla sede di iniezione. Dispnea potenzialmente fatale, indicazione interrompere il trattamento e tenere il paziente sotto osservazione finché il pericolo scompare. Quindi ha avuto reazione allergica al farmaco. Di qua di là, caro dottor Walls, lei mi ricorda un vigile urbano, di qua di là alza la mano, abbassa la mano, corre su e giù. Non va mai piano, pur di trovare un antidoto per tirarci fuori da questo pantano. Trova anche il tempo di fare una battuta o raccontare una barzelletta che per distrarci dalle cose brutte sono la miglior ricetta. Lei permette a Petra, Oscar, Wendy e me di farci una risata. Caro dottore, noi l'adoriamo e la fine della filastrocca è arrivata. Charles. Quindi Waltz in realtà non è cattivo, forse, come stiamo pensando. Potrebbe essere in realtà un buono che stava studiando un vaccino per curare tutti quei bambini. E allora perché c'è questo odio represso dentro? Cioè, cosa è successo? Beh, ragazzi, ormai siamo quasi vicino alla fine, finalmente. Però lo scopriremo, mi sa, la prossima volta.